Sarebbe con noi. Sarebbe, se fosse qui, sarebbe. Oh! Il nostro Tanino, però, ecco, ti prego di una cosa. Mi hanno detto che ci stanno seguendo, non solo qui in sala, nel teatro, nel tendone di Andalo, sì? L'abbiamo detto molte volte, grazie a tu. Facciamo, scusa, ne approfitto. Sì. Ringraziamo Andalo, il sindaco, l'associazione provincia. E vaffa. Grazie, è venuto in mente. Senti. Dicevo, no, mi hanno detto che ci sono molti ragazzini, quindi mi raccomando, se vuoi parlarci di un film, che sia un film per tutti. Un film western? Western. Più per tutti western? Western. Western. Stiamo dicendo la stessa cosa. Ho fatto questo film che è in seguito di Balla con i lupi. Balla con i lupi 2? No, Balla con due lupi. Era solo due lupi, li hanno trovati a Zoo di Pistoia, vecchiotti, ma bravotti. Vabbè. Abbiamo fatto questa scena, io facevo proprio la parte principale, quella del protagonista vero di Balla con i lupi, vero? Kevin Costner. Chi? Kevin Costner. Chi è il fratello della sciatrice? Isolde Costner. No, no. Io facevo la parte del fratello. Kevin Costner. Esatto, nella capanna dell'US. E facevo le cose che si fa di solito nelle capanne dell'US. Cosa si fa? Mettevo a posto due ciocche di legno, giocavo un po' al computer, solite cose, giochi. Quando a un certo punto, notte tempo, gobi gobi, quati quati, ziti, volevo dire, ziti. Sono arrivati gli indiani. E lì te l'indiano, devi stare attento perché l'indiano non ti accorgi mica che arriva. L'indiano nella sua natura dentro di sé è il sumio. Eh? L'indiano dentro di sé è il sumio. Eh? Sumio! Subdolo! E io ve l'ho detto! Sumio! Esatto! La regola numero uno! Sumio! È sumio! È sumio, va bene. La regola numero uno con l'indiano è non distrarsi mai. E io devo dire che sulle prime... Non ti sei distratto. Mi sono distratto subito. C'era una ciocca di legno fuori posto. Mi sono chinato un attimo e ho deposto sta ciocca. Sti indiani a letto di dentro. Tutti. 44 indiani erano. In fila per due con il resto di quattro. No, erano in fila indiana. Però insomma... Me la so qualcuno fate giro due volte, ah! In fila, giusto. Beh, insomma, meno male che quando è stata mattina, sti indiani hanno preso su e sono andati via. Ed è finito il film. No, sono arrivati i lupi. Però devo dire, il lupo è una bestia inaffidabile. Perché il lupo è inutile che il regista dice, stop, smetti quando che vuole lui, quella bestia maledetta infame. Sono sbauscia, sono vigliacchi.